Eccoci con Renzo Giannu, tecnico degli allievi del Budoni. Mister, anche quest'anno partite con i favori del pronostico, una bella squadra. Quali sono i vostri obiettivi? Ma già far parte di una società seria e ambiziosa come il Budoni, i pronostici ci vengono dati anche senza magari conoscere esattamente l'organico. Certo che la squadra è già un buon punto rispetto anche all'anno scorso, perché sono andati via solo i 93, i 94 ultimi che abbiamo, con dei buonissimi 95, l'organico è completo. Sì, si parte con i, certo, con, ecco, i doveri del pronostico, però bisogna giocare, il campo parla sempre, bisogna giocare tutte le partite con intensità, con la voglia, con la certezza di indossare una maglietta blasonata, è importante come il Budoni, quindi a volte un po' i ragazzi sentono un po' questa pressione, però si parla di allievi, certo, non c'è di mezzo tanto per essere così. Ecco, mister, lei l'anno scorso era all'Union con la, insomma, prima squadra, seconda categoria, quest'anno allievi regionali, come mai questa decisione di tornare al settore giovanile? Ma io credo che al mio posto oggi vorrebbero essere in tanti. L'anno scorso sono stato benissimo all'Union, ho fatto una bellissima esperienza, siamo andati ai playoff, li abbiamo persi per poca fortuna, però mi è stata data questa occasione di guidare una squadra del settore giovanile, credo se non il primo, il secondo in Sardegna, quindi non ci ho pensato due volte. Sicuramente non mi rammaricherò della decisione. Ho lasciato dei grandi amici lì all'Union e sono ritornato, io sono di Budoni, quindi sono ritornato nella squadra principale del paese, in un settore, ripeto, giovanile come, certo, Budoni, che tutti vorrebbero essere al mio posto rispetto. Ecco, una valutazione sul campionato regionale che voi avete iniziato, secondo lei quali sono le squadre più attrezzate? Ma io devo dire la verità, l'anno scorso, nonostante allenassi l'Union, ogni tanto quando avevo qualche ora libera venivo a vedere al campo a Budoni le partite degli allievi. Non è sicuramente un'idiozia dire che secondo me è più forte il campionato allievi regionale che non juniores regionali. È veramente un campionato molto equilibrato già oggi. Ragazzi, tanto di cappello a una squadra, a un centro come Orani, che lavorano tantissimo sul settore giovanile. Devo fare veramente i complimenti al mister locale, il signor Mastio, perché veramente oggi ho assistito a una bellissima partita, sia da parte del Budoni, che magari ci poteva stare, però soprattutto anche dell'Orani, perché veramente organizzati, faccio veramente i complimenti a questa società. Ecco, per chiudere, mister, mandi un messaggio ai suoi ragazzi in vista di questa stagione. Ma l'unica cosa che dico ogni domenica ai ragazzi è che bisogna essere fieri, strafieri della maglia che si veste, ripagare i sacrifici, le spese, le possibilità, perché veramente io è un mese che sono nel settore giovanile del Budoni, a parte gli scherzi, è 20 anni che gioco a calcio, non mi è stata mai data la possibilità che viene data, neanche con le prime squadre, che viene data, certo, a questi, certo, ragazzi, quindi gli dico sempre di approfittarne di questa cosa, ma in positivo, non approfittarne per dire io gioco nel Budoni e quindi no, approfittarne, aver fame e lottare ogni allenamento, ogni domenica, che è il risultato del sacrificio della domenica, anche in settimana, quindi certo, solo questo dico, bisogna essere fieri della maglia che si veste. Benissimo, noi ringraziamo mister Oggiano, ovviamente che tempo calupo ai vostri allievi. E tengo anche a fare i complimenti a voi, perché vi seguo sempre, mi collego e complimenti per il lavoro che svolgete. Grazie mister. Grazie a voi.